anche lui. Sicuramente riparte anche un po' il turismo internazionale. Aver tolto la quarantena fa appunto tornare un po' di stranieri e soprattutto nelle città d'arte, e l'Umbria ne è piena, quindi questo è il primo passo fondamentale. Un'altra cosa su cui è importante lavorare è la comunicazione in Italia, perché ci sono, e questo spiace dirlo, tantissimi italiani che non conoscono bene la propria nazione, quindi è una grande opportunità venire qua nel cuore verde d'Italia e scoprire un po' di storia, un po' di cultura e anche il piacere dell'enogastronomia, insomma, non si può non venire in Umbria. Sono tutte le tipologie di turismo per un nuovo turista che oggi vuole appunto esperienze diverse, esperienze all'aria aperta, ma anche approfondire la storia e la cultura. Quindi, siccome qua c'è tutto, caro Presidente, bisogna farlo sapere, e è quello che giustamente la Giunta sta facendo. Beh, noi per la verità già dallo scorso anno abbiamo iniziato a perseguire una nuova comunicazione per l'Umbria. Lo abbiamo fatto l'anno scorso con uno slogan Umbria bella e sicura, che ci ha fatto arrivare moltissimi turisti e in quel caso l'anno scorso moltissimi italiani. L'Umbria è comunque una regione molto ricercata anche all'estero e quindi, come diceva giustamente il Ministro, l'aver tolto la quarantena e siccome cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel anche dal punto di vista sanitario, dei contagi, e quindi noi ci stiamo avviando peraltro verso la zona bianca, questo è sicuramente molto importante per far ritornare in Umbria anche i turisti stranieri. Ministro, pensa che il governo poi finirà per dare i soldi per il piano parchi e sentieri dell'Umbria, che è tanto bello? Ma sì, ma non solo, ci sono i cammini, c'è tantissimo lavoro da fare. Però devo dire che c'è anche tanta voglia di fare. Abbiamo incontrato gli operatori e si guarda con serenità al futuro. Questa è la cosa più bella e più importante. Quest'anno si riparte alla grande. Bene. Ha preso impegni il governo con l'Umbria? L'impegno è di essere sempre a fianco delle nostre bellissime regioni, quindi come sa benissimo il governatore Tesei, il governo c'è, il Ministero del Turismo c'è, ma fortunatamente qua i fondamentali sono ottimi, quindi guardiamo con serenità al futuro. Grazie. Ministro, grazie, scusi grazie, Ministro, grazie, che cosa grazie, succederà in zona bianca? Con grazie, la regola grazie, zona bianca? Grazie, grazie. Grazie.